Grazie Presidente. Mi è stato segnalato prima da un genitore direttamente della scuola in oggetto e poi anche a mezzo stampa abbiamo potuto leggere che in una scuola elementare, la Don Milani, sono state trovate da un bambino dei sassi all'interno dei quali sono state poi trovate delle tracce di amianto. A questo punto si rende necessario sapere se ci sono rischi per la salute dei bambini e di tutte le persone che sono in quella scuola, dagli insegnanti al personale non docente, ai genitori che frequentano, eventuali fratelli e tutti quelli che possono accedere a quella scuola. Quale sia la provenienza di quel sasso, se non so, materiale di riporto piuttosto che presente naturalmente in quella zona. Se ci sono altri sassi o residui contenenti amianto nel cortile e cosa è stato fatto fino ad ora e cosa si intende fare per risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Grazie. Grazie Presidente. Le risposte sono, le domande sono composite in realtà, quindi meritano anche due risposte differenti. Parto dalla domanda della consigliera Salsi rispetto al polo scolastico Marella Farini, in cui si è venuta a determinare in questa settimana una situazione di cui appunto che veniva richiamata nella domanda stessa. E in particolare alle ore 18 di venerdì 7 ottobre la dirigente scolastica è stata avvisata telefonicamente da un genitore della scuola dell'esistenza di frammenti di materiale Eternit nel cortile della scuola stessa, materiale che era stato ritrovato a casa, portato verosimilmente dal figlio di questa persona, che aveva le competenze tecniche per, diciamo, insospettirsi rispetto a un frammento che appunto aveva tutte le caratteristiche per poter essere un frammento di Eternit. Il genitore del bambino aveva già, appunto, avendo le competenze, lavorando nell'ambito della edilizia, aveva già portato a un laboratorio specializzato questo frammento per fare analizzare in termini qualitativi, non quantitativi, e da queste analisi è stata rinvenuta effettivamente la presenza di amianto. Appunto, nel momento in cui questa evidenza è risultata al genitore, è stata portata a conoscenza della dirigente scolastico, che a sua volta ha informato il Comune di Bologna e personalmente anche me. Immediatamente ho organizzato, assieme al settore lavori pubblici, una visita nella struttura scolastica alle ore 9 di sabato 8 ottobre, alla presenza dei genitori, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di due insegnanti della classe della scuola primaria Marella, a un rappresentante, appunto, a un tecnico dei lavori pubblici, nonché appunto al genitore della scuola che aveva ritrovato e fatto analizzare questo frammento. Durante i rilievi osservativi, quindi un'analisi visiva, effettuati sabato mattina, la prima ipotesi elaborata è stata quella che il materiale fosse emerso dagli strati sotterranei del giardino a seguito dei lavori di scavo effettuati dal comune durante l'estate per la sistemazione del sistema fognario. Quindi, appunto, la possibilità che la causa fosse la presenza di materiale di riporto. Verso le 16:30 del sabato, un tecnico specializzato incaricato dal comune nel campo della rimozione dell'amianto ha esaminato i luoghi suddetti, rinvenuto ulteriori pezzi riconducibili appunto all'amianto e rimosso altre parti del medesimo materiale, ed ha confermato l'ipotesi iniziale, ovvero che materiali residuali di scarto edilizio siano stati sotterrati negli anni di costruzione dell'edificio. È un edificio degli anni 70. Il tecnico ha sottolineato alla dirigente scolastica, all'RLS dell'istituto e al comune stesso l'assenza di rischi immediati per la salute. Tuttavia, secondo, diciamo, le sue competenze e la sua verifica, tuttavia immediatamente ho avuto cura di contattare il dottor Francia, direttore del Dipartimento Sanità Pubblica dell'ASL di Bologna, per chiedergli appunto un parere competente sul da farsi. Gli ho rappresentato il fatto che le aree fossero state immediatamente delimitate e dichiarata l'inagibilità, l'impossibilità di entrarvi e inibite quindi al passaggio di chiunque.
Rispetto a queste rassicurazioni, l'AS di Bologna ha ritenuto, già in quella sede, che fossero misure sufficienti a evitare l'immediatezza di rischi per la salute. Nel corso della giornata di domenica, quindi il giorno dopo, la preside, in collaborazione, in accordo con il Comune stesso, ha informato gli organismi di istituto, il Consiglio di istituto, il Consiglio di dirigenza, il Comitato genitori e il medico competente dell'evolversi della situazione e delle prime iniziative che si erano adottate in collaborazione appunto col Comune di Bologna. Lunedì mattina l'AS di Bologna alle ore 7:30, in particolare il dottor Politti e il dottor Francia, hanno fatto un sopralluogo nell'area cortiliva della scuola insieme al sottoscritto e abbiamo in effetti rinvenuto ulteriori frammenti riconducibili ad eterni. In quella sede immediatamente è stata definita con la ditta specializzata, incaricata con tutte ovviamente le caratteristiche per effettuare questo smaltimento di amianto, la rimozione manuale dell'amianto visibile e una verifica puntuale appunto di tutta l'area cortiliva della scuola. Cosa che è avvenuta immediatamente, subito nella mattinata, contestualmente è stato ovviamente la preside ha diramato una direttiva perché i bambini, e quindi agli insegnanti, perché i bambini non potessero ovviamente accedere a queste aree cortilive e quindi fossero tenute in queste giornate all'interno delle classi. È stato quindi completato nei due giorni successivi la raccolta di frammenti visibili nelle aree cortilive e ulteriormente è intervenuta ARPA, sollecitata dall'ASL di Bologna, per fare dei campionamenti dell'aria nella parte esterna, proprio per verificare nel punto dove si concentrava la maggiore quantità di questi frammenti riconducibili all'amianto se c'era una presenza nell'aria di fibra d'amianto. Questo perché, lo ricordo, l'amianto è pericoloso nella misura in cui vi siano fibre aeree che vengano inalate e quindi è stato fatto con rapidità questo campionamento. Abbiamo chiesto a ARPA tutti quanti di fare massimamente in fretta, di solito ci vogliono 5-6 giorni per avere i risultati. Il giorno dopo, il successivo, ARPA ci ha dato una rassicurante comunicazione, essendo che sono stati trovati zero fibre di amianto nell'aria. Peraltro questi campionamenti sono stati fatti nel momento, diciamo, in una situazione sfavorevole, perché nello stesso momento appunto si stava facendo questa opera di raccolta e anche dei campionamenti del terreno per verificare nel sottosuolo se c'erano ulteriori frammenti, proprio per verificare, esatto, dei carotaggi nel terreno per verificare se vi fossero altri frammenti sotterrati. Questi primi carotaggi che proseguiranno avranno una ulteriore intensificazione nel sabato e la domenica, perché evidentemente è meglio farli quando non vi è la presenza dei bambini, per ora stanno dando esito negativo, quindi non sono stati riscontrati nel terreno ulteriori elementi. ARPA ha anche fatto nella giornata di ieri un campionamento interno ai locali della scuola per verificare sempre nell'area la presenza d'amianto, per quanto è evidente come se non ve n'è nell'area, diciamo, maggiormente interessata, difficilmente ce ne sarà nella parte interna dove non sono stati rinvenuti neanche da un punto di vista visivo, di analisi visiva, dei frammenti, ma abbiamo voluto fare questo. E inoltre, subito, diciamo, dopo che avremo i risultati sia dell'area interna, sia dei frammenti che sono stati analizzati e sia del terreno, decideremo come, insieme ad ARPA, ad ASLA, quindi a tutte le autorità competenti, come procedere. Non è stata immaginata, ma ancora da definire, la possibilità di uno scorticamento della prima parte di terreno delle aree cortilive e della messa in posa di un terreno vergine per ovviamente scongiurare ogni ulteriore, anche solo eventuale, pericolo. Ci tengo a dire che noi abbiamo comunicato ai genitori attraverso la dirigenza scolastica tutti questi passaggi, fornendo sul sito della scuola tutte le relazioni tecniche dell'ASL, tutte le refertazioni di ARPA, e quindi diciamo ci abbiamo tenuto a dare massima comunicazione, capendo la sensibilità, la delicatezza della situazione. E
Aggiungo che abbiamo fatto, io personalmente ho fatto due incontri con i genitori, un primo col comitato dei genitori per spiegare appunto la situazione e un secondo incontro in sede di un secondo incontro ieri l'altro con tutti i genitori della scuola, anche lì per ulteriormente spiegare cosa si era fatto, comunicare i dati appunto di questo rilevamento di ARPA e anche per definire ulteriormente delle procedure che hanno rafforzato, diciamo, gli elementi di messa in sicurezza. Ad esempio nella giornata di ieri è stata rafforzata questa diciamo recinzione intorno a queste aree cortilive, proprio perché evitare totalmente la possibilità di entrata da parte dei bambini. Questo è quello che abbiamo fatto e ovviamente con la massima attenzione, credo anche con la massima, sinceramente con la massima tempestività, proprio per capendo la sensibilità e che la vicenda stimola. E ovviamente, ripeto, la notizia più confortante sono i dati di ARPA che scongiurano la presenza di un pericolo. Aggiungo che noi già nella giornata di domenica abbiamo anche verificato l'ipotesi di chiudere la scuola immediatamente. Io, in comunicazione col sindaco, abbiamo valutato questa ipotesi e ovviamente ci siamo rimessi a una valutazione però di carattere scientifico da parte dell'ASL, che ci ha assolutamente detto che non si riscontravano i presupposti per chiudere la scuola, cosa che succede molto molto raramente e che addirittura sarebbe stato passibile di una denuncia per interruzione di pubblico servizio date le condizioni. Quindi sulla base di questo abbiamo deciso di attuare le procedure che dicevo e di non chiudere la scuola. Prego, consigliera Salsi. Grazie Presidente, ringrazio l'assessore Rizzo Nervo, devo concordare con lui che hanno utilizzato tutti i canali possibili, che sono stati estremamente celeri ed estremamente precisi. Apprezzo molto il coinvolgimento dei genitori e della scuola e il fatto di aver pubblicato comunque tutte le informazioni disponibili in maniera tale che chiunque possa essere informato. Grazie.